Buonasera, è caccia serrata alla pirata della strada che ieri sera verso le 20 a San Giovanni in Marignano nella Riminese ha travolto e ucciso un'anziana signora sulla sedia a rotelle mentre accompagnata dalla sua badante e da un'amica stava attraversando la strada del centro cittadino sulle strisce pedonali. L'anziana è deceduta questa notte in ospedale a Riccione dove è stata ricoverata mentre sono gravi ma non in pericolo di vita le altre due donne. Sul luogo è intervenuta la polizia stradale che sta conducendo le indagini del caso. E si indaga anche per stabilire le cause della morte di un agricoltore, giovane agricoltore 48enne, ritrovato senza vita questa mattina nell'azienda agricola di famiglia Bianconese di Fontevivo, nella Parmense. L'uomo era a terra vicino ad una fuoristrada e sul suo corpo erano presenti ferite di cui non è stata però resa nota la natura. Per ora gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, anche se quella più concreta sembra essere quella di una elaborata forma di suicidio. Domenica 11 ottobre, oltre 14.000 elettori nella nostra regione sono chiamati a votare per esprimersi in favore o contro la fusione dei rispettivi comuni di residenza. Si tratta di Zibello e Pollesine Parmense nel territorio di Parma, Granaglione e Porretta a Terme nell'Appennino bolognese, Montescudo e Montefiorino nella Riminese. Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle ore 23. Vediamo il servizio. Domenica giornata dei referendum in sei comuni dell'Emilia-Romagna. Oltre 14.000 cittadini saranno chiamati al voto per esprimersi in favore o contro la fusione dei rispettivi comuni. Si tratta di Granaglione e Porretta Terme nel bolognese, Montescudo e Montecolombo nel riminese, Zibello e Polesine Parmense in provincia di Parma. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Nel caso di Granaglione e Porretta Terme, i cittadini potranno esprimersi sulla possibile nascita di un nuovo comune unico di circa 7.000 abitanti, di dimensioni simili a quelle eventuali che sorgerebbe dalla fusione di Montescudo e Montecolombo, che conterebbe circa 6.800 abitanti. Più piccoli, infine, quello che si determinerebbe dalla fusione di Zibello e Polesine Parmense, circa 3.300 persone. Con la scheda di colore grigio i votanti si dichiareranno per il sì o per il no alla fusione. Con la scheda rosa, invece, le popolazioni potranno esprimersi sulla denominazione dell'eventuale nuovo comune unico, scegliendo tra una serie di nomi proposti. Per quanto riguarda Granaglione e Porretta, Acque Alte, Altoreno Terme, Granaglione e Porretta Terme. A Zibello Polesine Parmense, la scelta sarà tra Polesine Zibello, Terra del Po, Pallavicinia. I residenti di Montecolombo e Montescudo, infine, potranno scegliere tra Monte dei Castelli, Monte del Conca, Montecolombo e Scudo, Montescudo, Montecolombo. I risultati ufficiali dei referendum saranno disponibili sul sito dell'Assemblea Legislativa. I referendum sono consultivi, previsti da legge regionale, non comunque vincolanti per via Aldo Moro. Dopo il voto, infatti, l'Assemblea Legislativa riprenderà l'esame dei tre progetti di legge di fusione. Una truffa ai danni dell'INPS di Modena, Mantova e Ferrara è stata scoperta e sventata dai carabinieri di Concordia nella Modenese, che hanno arrestato ben quattro persone e notificato ad altre due un obbligo di dimora. L'organizzazione aveva individuato 74 persone in difficoltà economica, disposte a fingere di essere assunte da due piccole cooperative, per poi essere licenziate in modo da percepire indebitamente il sussidio di disoccupazione, da spartire a metà tra il finto lavoratore e gli organizzatori. L'ammontare del danno è di ben 230.000 euro. Mancano poche ore all'inizio della nona notte d'oro a Ravenna, dalle 18 di domani all'alba, decine e decine di appuntamenti fra letteratura, mosaico, musica e divertimento nelle piazze e nei locali della città bizantina. Spiccano il concerto di Giuliano Palma alle 22.30 in Piazza del Popolo, la performance artistica di Moni Ovadia al Palazzo dei Congressi alle 21 per Ravenna Poesia e lo spettacolo di beneficenza per l'Associazione Morgagni Malattie Polmonari di Ivano Maiescotti al Teatro Rasi alle ore 20.30. La formula dell'edizione 2015 della Notte d'Oro è quella già consolidata con successo negli anni scorsi, proponendo percorsi fra mosaico, musica, poesia e racconto. Il Palace Hotel di Milano Marittima nella Ravennate ha ospitato ieri sera la festa per il 70° anniversario di Confcommercio provinciale di Ravenna, alla presenza tra gli altri del presidente e del vicepresidente nazionale rispettivamente Sangalli e Borghi. Momento clou dell'evento del 70° la premiazione delle imprese storiche provinciali nate proprio prima del 1945 che hanno dato e danno tuttora un grande contributo significativo e determinante alla crescita di Confcommercio. Il servizio. Di 70 anni
peraltro portati bene dalla Confcommercio perché guarda sempre al futuro, è una data importantissima. Io sono particolarmente felice di essere qui e questa sera, perché vede, poi per me 70 anni di Confcommercio significano sostanzialmente, guardi, tre cose. La prima, l'orgoglio di rappresentare una realtà molte volte anche silenziosa ma essenziale, fondamentale per il nostro paese, per quello che rappresenta, perché rappresenta la Confcommercio con le sue imprese, più del 40% del PIL e più del 40% dell'occupazione. Vuol dire responsabilità di portare tutte le istanze, le esigenze delle nostre imprese all'attenzione delle istituzioni, all'attenzione del governo, del Parlamento, di tutte le istituzioni, sottolineando un passaggio che per me è fondamentale, che i corpi intermedi, quelli vivi, quelli che sono presenti, come lo è la Confcommercio, non sono certamente la zavorra per il nostro paese, ma sono invece importantissimi, sono fondamentali. Una società viva senza corpi intermedi diventa invece una società profondamente malata. E il terzo punto è la sfida. È la sfida, che è quella che guarda al futuro, è quella di giocare i prossimi 70 anni all'attacco, quella di non fermarsi mai, quella di non rincorrere il rinnovamento, ma invece di promuoverla. In un'altra parola, noi siamo il terziario, ma non vogliamo essere secondi a nessuno. È con grande piacere che abbiamo organizzato, spero in maniera molto precisa ed attenta, questo 70° compleanno di nascita di Confcommercio Ravenna, perché ci teniamo a riaffermare ancora di più la posizione estremamente importante di questa realtà, sia a livello nazionale che a livello provinciale. Noi esprimiamo veramente un livello di rappresentanza alto, con numeri davvero importanti, che ci danno anche la responsabilità di mantenerli e, se possibile, di aumentarli. Quindi questa sera abbiamo voluto organizzare una festa veramente importante, perché vogliamo che Confcommercio rimanga per tanto tempo ancora in testa alla classifica. Con l'arrivo dell'autunno, parchi, boschi, foreste, giardini si riempiono di tipici colori delle sfumature di questa stagione. In particolare spicca il Parco delle Foreste Casentinesi, che in questo periodo dell'anno appare come il parco più colorato di Europa. Vediamo il perché nel servizio con l'intervista al presidente del Parco delle Foreste Casentinesi, Luca Santini. Il nostro parco è uno dei più colorati d'Italia e non solo, io direi uno dei più colorati d'Europa, e questo dipende dal fatto che è intanto l'unico parco forestale italiano, in quanto tale oltretutto è un parco con una grandissima biodiversità forestale, ed è per questo motivo che ci sono tantissimi colori, poiché altri parchi o comunque altre foreste nel nostro paese sono spesso delle foreste monoculturali, e cioè sono delle foreste di abete o delle foreste di faggio, e quelle sono. In realtà la nostra foresta è una foresta dove agli abeti si alternano i faggi, all'interno dei faggi abbiamo degli ontani, dei frassini, abbiamo degli aceri. Ognuna di queste essenze forestali, nel momento in cui arriva all'autunno, cambia il colore da verde, alcune a giallo, altre ad arancione, altre a rosso, con tutte le tonalità di questi colori che ho appena detto. E quindi abbiamo una foresta che rimane verde per la parte di conifere, quindi i pini, gli abeti bianchi, gli abeti rossi, piuttosto che le douglasie, rimangono delle varie scalature di verde, mentre tutti gli alberi che vanno a perdere le foglie, appunto, diventano dal giallo al rosso, passando per l'arancione, con tutta una gradazione di colori che è veramente unica nel panorama nazionale e che attira, proprio per questo motivo, tantissimi fotografi da tutto il mondo per venire appunto a fotografare questi 2 o 3 giorni, poi alla fine, perché si riduce a questo, di esplosione di colore. Alcuni appuntamenti importanti, appunto, riferito all'esplosione di colori, abbiamo il 16, il 17 e il 18, quindi
il foliage, quindi gli aspetti, diciamo, fotografici legati a questo evento naturalistico. E poi invece il fine settimana successivo rimaniamo sempre nel tema, appunto, dei prodotti del territorio, dei prodotti del parco, perché a Bagno di Romagna abbiamo appunto una manifestazione che promuove i prodotti di filiera corta e quindi dell'agricoltura e di tutta l'enogastronomia del Parco Nazionale, e lo stesso fine settimana a Badia Prataglia la festa della castagna, che è un altro dei prodotti che all'interno del parco ha veramente un suo grande spazio. Ed ora, con l'appuntamento di cui sto per darvi notizie, apriamo la pagina delle segnalazioni dei principali eventi in cartellone per questo weekend. Domenica 11 a Ridracoli si terrà Calici da Bere, evento di apertura delle iniziative enogastronomiche di Autunno Slow, collegata come notizia anche a quella precedente del Parco delle Foreste Casentinesi. Un pomeriggio dunque per scoprire le cantine, i birrifici, le acque del nostro territorio, ma anche per incontrare produttore con assaggi e degustazioni all'insegna del buon bere a chilometro zero. In chiusura di Autunno Slow, come ogni anno, tornerà poi anche un importante altro evento gastronomico, il Gran Galà del Gusto, quest'anno con due date sul territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: il 30 di ottobre a Bagno di Romagna e il 6 di novembre a Santa Sofia. Ovviamente tutte le informazioni sono disponibili nel sito del Parco delle Foreste di Autunno Slow. Si tiene domani e domenica a Fusignano, in provincia di Ravenna, nella Bassa Romagna, la seconda edizione di Fusignano Natural Style, promosso dall'Associazione di Imprese Fusignano e Più con il patrocinio della Comune di Fusignano. Due giorni di incontri, mercatini tematici, degustazioni, attività per tutti coloro che desiderano riscoprire e scoprire soprattutto il territorio in un festival del benessere dal carattere davvero innovativo. I servizi. L'evento Fusignano Natural Style nasce da un'idea dell'Associazione Fusignano e Più, che oggi conta 93 soci, con lo scopo di proporre uno stile di vita sano concentrato sul benessere in più aspetti, dallo sport all'alimentazione e ovviamente allo stare insieme. Con questo evento si vuole promuovere il commercio locale, coinvolgendo non solo i soci, ma le associazioni sportive, quelle di volontariato del territorio, e cercando anche la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Battaglia e del Comitato Genitori. Dopo il successo della prima edizione, quest'anno la partecipazione dei soci è stata molto superiore rispetto alla scorsa edizione, e così abbiamo potuto mettere insieme davvero un ricco programma. Abbiamo coinvolto ristoranti, forni, bar, rosticcerie in un circuito enogastronomico che domenica li porterà in piazza portando le loro proposte a tema. I commercianti dallo scorso fine settimana li abbiamo coinvolti in un concorso di vetrine che si concluderà domenica con la premiazione della miglior vetrina. Sabato partiamo con la camminata di classe dei ragazzi della scuola media dell'Istituto Comprensivo Battaglia, e nel pomeriggio verrà inaugurata la mostra Il volto di Fusignano e Più e la storia del pennino. In serata all'auditorium ci sarà un incontro realizzato in collaborazione con l'assessore allo sport di Mignani e Marco Tavanelli, alla presenza di illustri personaggi come Arrigo Sacchi, Josefa Idem e Fabio Zaffagnini, autore di Rocky Mille. Mentre domenica, nella mattina, dopo il risveglio muscolare al Parco Primiere a cura della palestra Corpo Vivo di Fusignano, si potrà partire alla scoperta del bosco per un'interessante visita organizzata da Lega Ambiente. In centro ci sono tantissime iniziative, dallo spettacolo di magia offerto dal Bar Giardino, la gincana per bambini, laboratorio di profumi, mercatino a tema, pet therapy con cavalli e cani, un'arrampicata sportiva a cura dell'Associazione Istrici di Ravenna e momenti olistici per il benessere. Nel pomeriggio, infine, abbiamo una sfilata organizzata con la partecipazione di alcuni alunni della scuola con abiti realizzati con materiali di recupero e la foto di rito, che non può mancare, in Piazza Corelli degli associati di Fusignano e Più. Torna domani a Ravenna il progetto Incanto, volto allo sviluppo e all'approfondimento del tema della natura in Dante, il sommo poeta, e alla valorizzazione del rapporto tra la Pineta e la città di Ravenna, con la seconda camminata tra le selve del poeta. Un percorso gratuito alle 10 con la visita guidata alla mostra ospitata dal Mar Divina Commedia, le visioni di Dorè, Scaramuzza e Nattini, e nel pomeriggio alle ore 14 l'escursione guidata nella Pineta di classe lungo i sentieri delle Querce di Dante.
Domenica si tiene il secondo dei tre appuntamenti domenicali di ottobre con la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. La prima domenica ha prodotto grandi numeri davvero, con oltre 15.000 visitatori provenienti dalla nostra regione, dunque dall'Emilia Romagna, ma anche dalle Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria e perfino dalla Lombardia. Presenti anche tanti sindaci e anche Vittorio Sgarbi, il noto critico d'arte, che ha fatto una capatina serale appunto nel comune che in questi giorni ha questa importante festa. E domenica è annunciata anche la presenza di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che ritorna dopo essere stata così compiaciuta dal gusto di questo tartufo pregiato, ma anche dalle bellezze di Pergola. Sentiamo il sindaco Francesco Baldelli. Siamo in buona compagnia insieme ad altri territori, ma il nostro è un territorio del tartufo tutto l'anno e forse per questo ha fatto innamorare alcuni personaggi illustri o particolarmente conosciuti in Italia. Peraltro domenica in tarda serata abbiamo avuto la visita del professor Vittorio Sgarbi, che ancora una volta ci ha stupito con le sue parole e si è detto innamorato del nostro centro storico. Uniamo cultura e cucina, sono decine di migliaia i visitatori dall'Italia e dall'estero, tanti tra l'altro anche domenica scorsa dalla vicina Emilia Romagna, per cui si gustano gli oltre 2 chilometri di esposizioni dove il profumo del tartufo la fa da padrone, ma dove possiamo trovare i migliori prodotti tipici di qualità italiani ma anche esteri, perché non temiamo il confronto quando si parla di qualità. Veramente l'Italia domina su tutti e in questo modo il centro Italia si propone come vitrina in campo nazionale ma anche in campo internazionale. Chef prestigiosissimi per poter degustare con equilibrio il tartufo cucinato o che va ad arricchire altri ingredienti tipici delle nostre tavole e anche dei secoli passati, in un connubio veramente di grande perfezione, di grande equilibrio. E poi promuoviamo pacchetti speciali a 20 euro, cultura e cucina, si possono visitare i nostri bronzi dorati, definiti proprio da Sgarbi, 4 bronzi più belli del mondo, ma allo stesso tempo mangiare dei piatti al tartufo, anche perché poi sappiamo che quest'anno di tartufo non ce n'è molto, ma è di grandissima qualità. 11 e 18 ottobre, dalle ore 10 alle ore 21, per una giornata, per delle domeniche interamente dedicate al gusto, cultura, spettacolo e cucina. Verrà inaugurata domani pomeriggio alle ore 18 San Vitale 41, studio arte contemporanea di Massa Lombarda in provincia di Ravenna, la mostra dal titolo Dialoghi, una collettiva di 10 artisti sul tema del dialogo e della discussione, integrando le diverse discipline rappresentate, ovvero pittura, scultura, disegno, installazioni, fotografia, performance, in modo da permettere ad ognuno di essi di promuovere la propria ricerca. La mostra è visitabile fino al 25 di ottobre, la sua inaugurazione rientra nella giornata del contemporaneo promosso da Amaci. E ora noi passiamo alla meteo per il weekend, vediamo cosa ci attende. Fine settimana nel segno della variabilità, con cielo nuvoloso sul settore orientale, con addensamenti su rilievi romagnoli, pianure e limitrofe associati a deboli precipitazioni che potranno assumere carattere temporalesco nella giornata di domani, mentre per domenica è prevista nuvolosità residua sul settore orientale con deboli precipitazioni in esaurimento su rilievi romagnoli. Per il resto della giornata prevalenza di cielo sereno. Temperature minime stazionari attorno ai 13 gradi, massime in flessione con valori oscillanti tra i 17 e i 22 gradi. I venti saranno deboli settentrionali, tendenti a rinforzare da nord-est sul mare coste rilievi nella giornata di domani. Dai quadranti nord-orientali con moderata intensità sul mare coste rilievi per la giornata invece di domenica. Il mare sarà molto mosso, agitato al largo fino al pomeriggio di domenica, quando il moto ondoso andrà in attenuazione. Anche per questa sera è tutto, il nostro telegiornale regionale si conclude qui, vi lascio in compagnia dei nostri consueti approfondimenti del palinsesto serale della nostra emittente Nuova Rete, del nostro gruppo televisivo 7 Gold se vorrete, e ovviamente l'appuntamento invece con la informazione ritorna lunedì alle ore 20, precise e puntuali. Una buona serata e un felice weekend.